Tutto pronto per la quinta edizione della Notte Bianca a Firenze, che prenderà il via il 30 aprile a partire dalle 6 di sera e andrà avanti per 12 ore consecutive. Dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 100.000 persone, le piazze e le strade della città torneranno a riempirsi di luci, suoni e colori. Il modo migliore per riappropriarsi di Firenze, come ha sottolineato il vice sindaco Dario Nardella, che per quest'anno ha affidato la direzione artistica a Gianluca Balestra, direttore del Teatro Cantiere Florida, che ha scelto come tema portante di questa edizione la città continua. Partiremo nel pomeriggio dagli ospedali, dal Maier e da Careggi, che rappresenteranno una sorta di anteprima. Arriveremo poi a toccare i soliti punti e arriveremo a teatralizzare l'Arno, che diventa a questo punto un tappeto scenico, diventa non più una separazione fra due città, ma la nostra città continua. E la città continua si estenderà da Piazza della Signoria, dove le Flying Bells dello scorso anno lasceranno il posto a un'installazione video laser curata da Giancarlo Cauteruccio, al Labirinto di Paglia, che in Piazza Santa Croce sostituirà le sculture aeree che vedete nelle immagini. E poi ovviamente musica, concerti e performance live da San Miniato a Santa Maria Novella, per illuminare la notte fiorentina. Una notte in cui la città cessa di essere quello che troppo spesso è la città, che quasi sempre è la città, una selva oscura, perché questo, ahimè, è la nostra città, soprattutto di notte. Il costo per rischiarare per la quinta volta la selva oscura citata dall'assessore Givone è lo stesso dell'anno passato, 250.000 euro circa.